Doveva venire anche Marzelli, Adriano Marzelli, il nuovo acquisto della Samp, un attaccante, una bella stazza, alto 1,93 m, che dovrebbe risultare utile per una squadra che già è per se stessa, insomma, è forte. Purtroppo era impegnato nelle visite mediche, per cui facciamo stasera un colloquio diretto con Ottavio Palladini, al quale i tifosi che sono in ascolto possono fare domande in diretta e il mister risponderà. Cominciamo subito con una domanda che ritengo d'obbligo per chi ha cominciato quest'anno a fare questo mestiere, diciamo. È più difficile di quanto ti aspettassi fare l'allenatore? Cioè, almeno come primo approccio. Innanzitutto buonasera, poi sicuramente è una cosa diversa dal calciatore, perché poi quando fai calciatore ragioni con la tua testa e cerchi di metterti a disposizione del gruppo, e invece quando fai l'allenatore devi ragionare con tre teste diverse, quindi ci sono altre cose più difficili da risolvere, quale la logistica dei campi, di tante altre cose, dove allenarsi, cercare di gestire bene un gruppo che magari può attraversare dei momenti difficili e altre volte magari momenti di esaltazione, quindi sicuramente è un'esperienza nuova. Devo dire anche grazie a chi mi sta vicino, perché ho il preparatore atletico Lattanzi, il mister Chimenti Deo Gratias, mi ha formato uno staff che lavora abbastanza bene insieme, cerca di consultarsi sempre, di cercare di fare il bene di questa squadra, e quindi devo ringraziare soprattutto anche loro che mi stanno dando una grossa mano. Da quello che capisco, è più difficile, che la difficoltà maggiore dove sta? Nell'aspetto psicologico o tecnico? In entrambi, quale di più secondo te? Come Ma parli tu, guarda, bisogna le 30 teste. io penso che tutti gli allenatori abbiano le proprie idee, le A proprie livello visioni tecnico, a diciamo. livello tecnico-tattico. Tattico. E penso che siano tutti abbastanza preparati, poi chi più chi meno ha le sue idee. Però penso che la gestione del gruppo venga prima di tutto il resto, perché poi nel calcio l'entusiasmo, la voglia di fare bene penso che sia la base di tutto. Poi i metodi, i moduli tattici vengono adattati soprattutto ai giocatori che hanno una certa predisposizione al lavoro e alla voglia di fare bene. Quindi se davanti è più importante curare l'aspetto psicologico che Sicuramente, sicuramente, riguarda perché per poi tenere insieme adesso 30 facendo un teste, diciamo. esempio un po' che va al di fuori della nostra portata, la Juventus, grossa squadra, sta attraversando un momento di difficoltà, ma non penso che sia momento di difficoltà prettamente tecnico-tattico, ma sicuramente mentale, di una squadra che non riesce a sbloccarsi, quindi questo penso che sia l'esempio un po' lampante della situazione di un allenatore di calcio e nel gestire un gruppo che può attraversare momenti di esaltazione come momenti di difficoltà. Senti, invece il fatto che tu sei nato professionista proprio, cioè non hai fatto una trafila a livello di categorie No, dilettantistiche, come mi ricordo, tu sei passato dalla primavera, sei passato direttamente alla prima squadra e hai appeso anche le scarpe al chiodo, come si suol dire, da professionista. Quindi e ti trovi a dirigere un campionato che non conosci di eccellenza. Questo, cioè, ti sei atto perché penso che siano due cose un po' diverse. sicuramente sono due cose un po' diverse. Però c'è anche uno staff al di fuori del campo, che c'è un'organizzazione che visiona le partite, uno staff che va a vedere le squadre avversarie e quindi ci relaziona sempre la squadra che andiamo ad affrontare. Questo per me è una fortuna, perché poi puoi preparare le partite sull'avversario che vai ad affrontare. Quindi questo è un vantaggio, però penso che in questa categoria l'importante sia soprattutto il calarsi nella mentalità di questa categoria, che è la voglia di correre, di mettersi in mostra e di fare bene. Questa squadra all'inizio ha stentato un pochettino sotto questo aspetto, poi si è ripresa alla grande e adesso sta andando abbastanza bene.
pur sapendo che non abbiamo fatto niente perché il campionato è ancora lungo e ci sono ancora 15 battaglie da affrontare. Non so se hai letto qualche mio piccolo appunto sul fatto che l'unico piccolo difetto che si può trovare insomma in questa squadra è che gioca un po' troppo da squadra professionistica, nel senso che specialmente in casa insomma fa belle triangolazioni, raddoppi, tutte queste cose qui, che però si rivelano meno utili secondo me perché permettono, cioè in questa maniera la squadra, la palla cioè, va di meno nell'area ospite, dove tecnicamente essendo superiore non potremmo fare di più invece che giocare. Però di più. Questo secondo me è un dato un po' relativo, perché questa squadra ha dimostrato che gol da fuori area non ne ha fatti, quindi quando ha fatto gol ha fatto sempre dentro l'area di rigore e gol su azioni, su triangolazioni molto importanti, molto belle, più di una volta. È un pregio questo. Questo è un pregio, però. No, perché qualcuno qualcuno dice che è un difetto, questo. Secondo me è un pregio, significa no, che c'è. No, è un pregio, però superiore. Ci sono dopo delle difficoltà oggettive che ti capitano la domenica, perché anche la partita di domenica contro la Cingolana ti capitano squadre che si difendono in 11 dentro la propria metà campo, quindi magari un tiro da fuori, un tiro che potrebbe sbloccare la partita. È anche utile, ecco, perché noi purtroppo quest'anno onestamente devo dire che sono state poche squadre che si sono venute a giocare la partita a viso aperto a San Benedetto. Una è stata la Fermana, che nel primo tempo si è giocata a viso aperto e ha fatto abbastanza bene. La Vis Pesaro per una parte della La Vis Pesaro insomma ha fatto una partita un po' sì, no, però tattica, all'inizio se l'è giocata, poi il gol li ha avvantaggiati. Poi ho visto poche squadre che hanno giocato sinceramente la partita a viso aperto, e quindi le difficoltà maggiori si trovano soprattutto quando incontri queste squadre qui. Mi pare normale insomma che facciano così le squadre contro una squadra che praticamente è superiore in ogni ruolo a loro. Sì, io sono d'accordo, però perlomeno a me piace vedere giocare a calcio, giocare bene a pallone, cercare di essere sempre positivi e propositivi. Poi logicamente, però nella tua carriera ti potresti trovare in una situazione opposta. Quello sicuramente, sicuramente ci saranno, io mi auguro innanzitutto. Dove dovrai cercare il risultato, sì, non giocando, ma cioè non giocando, però, diciamo, sai, non giocando molto aperto. Alla fine difendersi per 90 minuti porti sempre al risultato. No, dico, però quando c'è una differenza tecnica notevole, insomma, non si può giocare tanto a viso aperto. Quello sicuramente, si perde quello sempre, sicuramente. Insomma, ma io non parlo più che altro di viso aperto, ma atteggiamento un pochettino un po' diverso da... Non il vecchio catenaccio, insomma, quello che si chiamava catenaccio, che la Samp si è andata avanti per tanti anni con il catenaccio. Senti, la tentazione di scendere in campo ce l'hai più? Ma sinceramente mi sono un po' staccato, poi quando facciamo allenamento ogni tanto quando scende qualcuno... No, dico che partite, cioè agonistiche... No, guarda, sinceramente mi sono calato in questa nuova avventura, anche perché mi era stato proposto all'inizio di essere un giocatore e allenatore, ma secondo me due cose contemporaneamente non si possono fare. Io ho detto, se loro volevano che continuassi a giocare a pallone, l'avrei fatto ben volentieri, però se avevano fiducia nell'Ottavio Palladini allenatore, è giusto che io mi facessi da parte. Quindi dicevamo, la tentazione di scendere in campo. C'era all'inizio, c'avevo tanta voglia di continuare a giocare a pallone, poi come ho già detto, è arrivata questa proposta, e ho cercato di separare, di scindere le due cose, perché poi è giusto che sia così. Poi la difficoltà più grossa forse non che ho avuto all'inizio, ma il fatto che ero un compagno di squadra e sono passato a essere l'allenatore di questa squadra, quello mi poteva dare dei problemi. La fortuna che ho avuto è che ho a disposizione un gruppo di ragazzi intelligenti, e questo è stato molto importante. Poi tu sei uno di quei giocatori che non ha lasciato perché ormai non ne la faceva più, insomma, cioè, l'anno scorso hai fatto un ottimo campionato, insomma qui avresti fatto sicuramente la differenza quest'anno. Ma io me lo auguravo, poi nel calcio ci vuole sempre la prova.